Ciao pescatori, eccoci qua con un nuovo video. Oggi, come promesso, andiamo a vedere come si utilizza l'artificiale della Magbite, il gamberetto, di cosa si tratta, visto che molti me l'avete chiesto. Facci vedere il gamberetto della Magbite, come si recupera e tutto quanto. Quindi oggi andiamo a vedere i vari recuperi, come si monta, come si prepara, e andiamo in pesca. Vediamo subito a vedere i vari recuperi. Allora ragazzi, vi presento, prima di iniziare a farvi vedere come si possono fare i vari recuperi di questo gamberetto della Magbite, vi presento un attimino il fondo. Abbiamo un fondale, siamo in una scogliera portuale artificiale, quindi questa scogliera è artificiale. La parte fuori del fondo è completamente di sabbia. Venendo verso qua, gli ultimi diciamo 15 metri, 10-15 metri, cominciano ad esserci i grossi prismoni, grossi prisma che poi vanno a costruire la scogliera artificiale. Quindi noi sfrutteremo più che altro i 15 metri ultimi che abbiamo prima di salire verso riva, dove lì si creano nascondigli per attacchi, si creano nascondigli dove il pesce si mette tranquillo, dove può fecondare e tutta una serie di cose. La parte fuori si può utilizzare con un certo tipo di recupero. Adesso andiamo a vedere i vari recuperi che si possono fare con questo gamberetto, veramente micidiale. Andiamo. Allora ragazzi, siamo pronti per vedere questi recuperi. Sostanzialmente sono due tipi di recuperi che si possono fare, i più gettonati. Uno un po' più veloce, che va molto molto bene per pesci tipo le ricciole di piccola taglia, recuperato magari anche in superficie con velocità, oppure un classico dente di sega sul fondo, dove va molto bene per qualsiasi tipo di pesce, che potrebbe essere la cerniota o la spigola, tutti i pagri, tutte queste dentici, tutti questi pesci di fondo dove il recupero a dente di sega è il migliore, diciamo. Andiamo a vedere il primo recupero, quello diciamo più veloce, che si può fare anche magari in estate per le ricciole, le piccole ricciolotte. E andiamo a vedere questo recupero. Allora, possiamo lanciarlo e recuperarlo in maniera molto veloce, con qualche stop, e poi è salito anche un po' di vento adesso a disturbare, proprio adesso. Allora vediamo di riuscire a rifare il lancio. Qui possiamo o farlo andare sul fondo, o lasciarlo a mezz'acqua, o lavorare in superficie. Facciamo un recupero veloce costante, una cosa di questo tipo. Che poi non sarebbe nient'altro che il recupero dove ha ottenuto il famoso risultato ve lo ricordate il famoso video ultralight di Dylos, che ha preso poi che ha agganciato la ricciola che per poco non usciva. Lo tiene? Sì, no, guarda, guarda. No, 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 por favor, no me rompa. Yo, enorme, 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 enorme. Che cosa cazzo hai preso? Ma con la gambita? Con la gambita, Dio. Con la gambita, Dio. Con la gambita. Vera, vera, vera. Cuidado. Quita la boya, Javi, quita la boya, Javi. Cosa cazzo deve prendere? Yo, me sta ponendo la caña de roca al límite. Ya, ponte ahí que tengo que grabar él. Dios mío, aguanta, por favor, aguanta. No, no, tú tranquilo, tú tranquilo. Yo. Tú tranquilo. Tú tranquilo, esta es la posición buena. No sabes cómo tengo el cuerpo. Y la otra posición buena ya. Mira, que tengo ahí una corta en la línea. No pasa nada. No, se fue. Se fue. No. Ah, no, lo tiene. ¿Y qué fue lo que hizo? Que se rozó en la piedra, el grillo, una gran puta eso. se rozó la piedra. No se cansa, tío. No se cansa. Gracias a Dios. ¿Qué pasó? No se cansa, tío. No se cansa, hermano. No sé qué coño es que puede ser. Es que mira cómo está luchando, está estático. Mira, a verlo così me parece un mero. Mira, me parece un mero, enorme, tío. Un mero me da más duro al principio. Un mero o un chucho, tío. Un chucho. Tío. Mira, se me está yendo para allá, mira. Camina, recoge un poco, Ponte aquí, lo sacamos. Tíralo por acá, tío. Ese palometón a mí no, tú me entregas, tío. Aquí está, tío. Cuidado. Con la gamba, tío. ¿Eh? ¿Qué pasada? ¿Con la gamba o qué? Con la gamba. Tengo otra, si la quieres usar, Paolo. Joder. El olor ese es una locura. Mira, es que me viene otra vez para aquí, tío. Que no me venga para aquí. Questo, diciamo, è il recupero sostanzialmente che si può usare tranquillamente. Adesso andiamo a vedere il recupero a denti di sega sul fondo per pesci di fondo, che potrebbe essere la cerniota, il denticciotto e tutta questa serie di pesci qui di fondo. Anche la spigola. La spigola magari andiamo a vederlo separatamente. Allora, ricominciamo. Altro lancio, stesso meccanismo. Lo facciamo scendere fino sul fondo, occhi sempre aperti ragazzi, occhi sempre aperti che non avvenga una eventuale mangiata, frizione soprattutto per pesci di fondo abbastanza chiusa in modo tale che se c'è da tirare all'inizio il pesce non si riesce a imbucare, quindi frizione abbastanza chiusa, tiriamo subito abbastanza rapidamente cercando di non farlo imbucare e iniziamo il nostro recupero. 1, 2 e 3 sul fondo. E qui avevamo già mangiato qualcosa. 1, 2, 3, 4, 5. Cerchiamo adesso di sfruttare la parte di fondale più vicina dove è possibile trovare cernie, dentici, buche di questo tipo. Quindi stiamo utilizzando una testina piombata darting da 5 grammi e il gamberetto Magbite da 2,5 pollici, piccolino, la misura più piccola. La canna è una Major Craft Triple Cross 0,5 7 grammi. In base alla tipologia di fondo che avete davanti a voi potete decidere se fare, magari se avete della sabbia dove magari non c'è possibilità di trovare il dentice oppure la cernia, magari fate un recupero più veloce o a mezz'acqua o in superficie per poi magari sfruttare la parte finale sul fondo dove c'è più sasso, più pietra. Quindi ragazzi, avete visto questi due recuperi che funzionano di più, erano per la maggiore per questa splendida esca siliconica, questo gamberetto della Magbite a 2,5 pollici. Adesso andiamo a vedere come si monta la testina che ho utilizzato per fare questa pesca e che testine si possono utilizzare. Allora ragazzi, dicevamo, andiamo a vedere un attimino questa splendida esca e come l'ho montata. Praticamente ho utilizzato, vedete, il piccolo gamberetto. Questa versione ovviamente ci sono vari colori. Questa è una testina piombata da 5 grammi, potete utilizzare anche una testina piombata da 3 grammi e mezzo. Vi consiglio però non la testina piombata normale, ma una testina da darting. Il movimento è completamente diverso, assolutamente migliore, funziona molto bene. L'unica cosa è cercare di non andare oltre i 7 grammi. 7 grammi secondo me è la misura, la grammatura di testina darting dove è proprio il limite, dove inizia poi a lavorare male. 7 grammi secondo me è il massimo, la massima grammatura di utilizzo, quindi 3 grammi e mezzo, 5 vanno per la maggiore, 7 proprio al limite. Questa è la testina, ovviamente va montato perfettamente in centro per farlo lavorare perfettamente. Questa è un'altra colorazione, molto fatti bene, molto bellini, veramente un'esca che ragazzi vi consiglio. Bene ragazzi, come vi avevo promesso, vi ho fatto vedere questa esca da vicino, veramente micidiale. Quando le giornate sono un po' così, lei può riuscire a veramente portare a casa un risultato, benché minimo, ma un risultato. E una cosa che mi ero dimenticato, ovviamente va molto bene anche per la spigola, magari con un recupero a colpi sia denti di sega, ma molto più lento rispetto a che un recupero veloce che magari può andare bene per una ricciolota, cose di questo tipo. Quindi per la spigola vi consiglio un recupero sia denti di sega, però molto più lento, una sorta di utilizzo stile Black Minnow, diciamo così. Ragazzi, io vi saluto e spero che il video sia stato di vostro gradimento e noi ragazzi ci vediamo come al solito al prossimo video. Come sempre grazie per seguire il canale e per il supporto che date. Ovviamente se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e condividetelo ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!